Buon samurai a tutti, buon vaccino ai tamponi. Puntata speciale, anzi specialissima, se vogliamo, dedicata al taekwondo. Taekwondo, sport olimpico della FITA, dopo il primo oro nella classifica a Tokyo di Vito Dell'Aquila. In studio abbiamo il dottore Andrea Georgopoulos. Buonasera, vi ringrazio dell'invito, è un piacere per me essere qui. Il nostro, abbiamo un greco, giusto? Sì, sono greco. Quindi come si dice in greco? Elinas. Molto bene. La frase del giorno: forgia lo spirito come se fosse una lama perfetta di samurai, e in essa rispecchiati temprato e compiuto. M. Kazofumi. Noi nella vita dobbiamo essere veramente come una spada. Tutto inizia dalla spada, diceva Uechiba. Perché la spada ha due lati molto importanti. Vi tagliate, può eliminare i dittatori e può quindi dare un senso della pace. Bisogna smettere con tanti compromessi, la vita è troppo piena di compromessi, specialmente nei nostri tempi. E noi nello sport incominciamo a imparare i compromessi, non la realtà delle cose. E la cosa è molto preoccupante, perché lo sport deve essere più libero. E invece ci stiamo avvicinando a uno sport più di politica che di altro. Ma oggi parliamo invece di cose serie, di pratica, non di politica. La puntata nasce a seguito del corso nazionale di insegnante tennis di Formia. Dico bene? Sì. Da Formia alla città di Cicerone, tra l'altro. Quindi avete scelto appositamente per ricordare Cicerone. Ma lì c'è il centro di preparazione olimpica dedicato a Giulio Onesti, per cui è un centro storico dove non solo la nazionale di taekwondo, ma anche tanti altri atleti di varie discipline utilizzano come base per la loro preparazione durante il quadriennio olimpico. Onesti, Giulio, è stato l'unico Onesti. Però insomma, ecco. Insomma, ha lasciato per noi un'impronta. Assolutamente. Benissimo. Sì. Non dimentichiamo i nostri mecenati, che sono Lia Salvetti, presidente del Bushido Palestre, e Luciano Rocca, un industriale in Keigori. Voi lo chiamate? Il costume d'allenamento? Dobok. In coreano si chiama Dobok. Benissimo, che in giapponese lo chiamano Keigori. Benissimo, comunque il colore è sempre il stesso. Bianco, eccetera, la purezza. Con qualche piccola variante. Allora, il titolo di questo speciale è La ripresa dopo il Covid a Formia, incontro con circa 500 tecnici, rivivere emozioni di Tokyo e progetti per il futuro. A questo punto direi che ci colleghiamo con il presidente, che lo abbiamo beccato sul treno in movimento verso Trento, dove c'è la festa dello sport della Gazzetta. Caro presidente, benvenuto da noi e soprattutto grazie per lo speciale, anzi specialissimo, che hai preparato. Raccontaci un po' dove state andando. Buonasera direttore, mi sentite? Sì, molto bene. Allora, intanto grazie per l'invito e della tua disponibilità sempre nel del taekwondo. Noi stiamo andando a Trento al Festival della Gazzetta dello Sport, dove incontreremo tutti gli altri atleti olimpici, tutti i settori dello sport, dove ci saranno tre giornate intense dedicate allo sport. Siamo in treno e io Vito Dell'Aquila e Simona Alessio, che ve li mostro. Bene. Ciao. C'è forse qualche galleria. C'è qualche problema. Mi sentite? Sì. Ti sentiamo benissimo. No, è il video che okay. Va e viene. Allora. Comunque, diciamo che sì. C'è Vito Dell'Aquila. Abbiamo Alessio, campione del mondo, quinto a Tokyo. E nonché il direttore tecnico, giusto? Esatto. Quindi è diciamo una compagine FITA ad altissimo livello che farà sicuramente bellissima figura anche a Trento,
con tutti i vari trentini eccetera e i giochini dei 30, giusto? Che si usava, e porterai una ventata di Tokyo, ricordando il taekwondo è stata la prima medaglia d'oro nella storia, esatto, delle Olimpiadi di Tokyo. Quindi poi sono venuti gli altri, va bene tutto, ma intanto la prima è stata il taekwondo. Quindi, abbiamo aperto la strada. Ecco, velocemente, per non disturbarti oltre, Presidente, la medaglia di Vito dell'Aquila ha dato impulso all'attività federale oppure tutto normale? No, no, assolutamente, è stata una cosa bella e soprattutto abbiamo riscontrato tutto questo proprio al corso che abbiamo tenuto a Formia, dove non ci aspettavamo veramente una presenza di 500 tecnici dopo aver fatto nel mese di luglio e di giugno altri due corsi. Perciò c'è stato grandissimo entusiasmo, c'è una grande voglia di ripartire e questa è la cosa più importante. Dopo un anno e mezzo di emergenza, di chiusure, eravamo molto preoccupati, perciò oltre alla soddisfazione di aver fatto le Olimpiadi e aver preso una medaglia d'oro, poi l'obiettivo è quello di riaprire e ripartire con l'attività delle società sportive. Bene, allora direi che siamo tutti curiosi di vedere lo speciale su Formia. Ti ringraziamo, fai buon viaggio, porta novità. Mi diceva, grazie a voi, un caro saluto. Mi diceva però Andrea che in novembre ci sono i campionati italiani senior a Busto Arsizio, giusto? 20 e 21, e quindi diciamo così, in teoria mi sono autoinvitato ad essere presente a questa manifestazione. Cascata forse il collegamento. Caduta la linea. Bene, allora. Dopo lo ricontattiamo. Magari. Sì, andiamo avanti e vediamo subito lo speciale da Formia. Ok. Cicerone permettendo. Assolutamente. Andre. Buongiorno. Com'è? Si parte? Sì, dai. Dai che è lunga. Vai. La voglia di ricominciare dopo il fermo del Covid è tanta. Penso che sia ovvio che è tanta perché siamo rimasti per circa un anno e mezzo senza la nostra passione, senza il taekwondo, il nostro sport. E credo che sia così per tutti, non solo per me. Credo che per le persone come noi, abituate a girare l'Italia, l'Europa, il mondo, grazie a questo sport, grazie al taekwondo, conoscere nuovi maestri, nuovi compagni, nuovi atleti, essere avversari, poi essere amici subito dopo l'incontro. Credo proprio che questa cosa ci manchi tanto e infatti secondo me siamo tutti pronti per ricominciare al meglio e ricominciare con il taekwondo. Voglio diventare un allenatore perché sono molto curioso di scoprire le emozioni, le sensazioni di stare sulla sedia anziché nell'ottagono. Dopo comunque 12 anni di esperienza a livello agonistico, sono circa 12 anni che combatto, vorrei trasmettere quello che ho provato, le mie emozioni e quello che ho imparato ad altre persone, come hanno fatto ovviamente con me il mio maestro e il mio allenatore. Siamo in ripresa, finalmente siamo riusciti a riprendere le nostre attività dopo 2 anni di stop per via del Covid e vedere l'entusiasmo di tutti i praticanti di taekwondo che si sono riuniti per ricominciare la propria attività preferita, quella di insegnare nelle associazioni sportive lo sport che noi tutti amiamo e l'arte marziale che da anni cerchiamo di trasmettere a tutti i ragazzi italiani. Veniamo da un'esperienza formidabile per quanto riguarda la federazione, dopo i Giochi Olimpici di Tokyo, dove abbiamo conquistato una prestigiosissima medaglia d'oro con Vito dell'Aquila, la prima che l'Italia ha conquistato in questi giochi,
con un ragazzo di 20 anni. Era un ragazzo che è il primo atleta italiano nato nel nuovo secolo che conquista la medaglia d'oro. Per noi è un orgoglio prima di tutto perché siamo riusciti a conquistare una medaglia d'oro ai Giochi Olimpici venendo proprio da questo periodo così complicato per tutti. È un segnale di incoraggiamento, di forte entusiasmo per tutti i ragazzi che sono stati veramente chiusi in questi ultimi due anni. Quali sono i nostri obiettivi? Il nostro obiettivo è naturalmente quello di regalare a tutti gli atleti e alle famiglie uno sport che è sempre in maggiore evoluzione, con l'entusiasmo dei nostri tecnici che insegnano in tutte le nostre palestre sparse su tutto il territorio italiano. Veniamo da una situazione straordinaria e, come spesso si dice, dalle situazioni straordinarie nascono risultati imprevedibili. Perciò io mi aspetto che tutti quanti, con l'entusiasmo di questi nostri maestri che sono qui riuniti, si possa raggiungere l'obiettivo di Parigi 2024, dove contiamo di portare ancora più atleti e portare a casa e regalare all'Italia ulteriori risultati importanti. L'insegnamento di Tokyo è un insegnamento importante per tutti, sia per gli atleti e per tutta la classe dirigente, per il mondo intero, perché riuscire a fare un'Olimpiade in una situazione post-Covid, dove prima di tutto l'assenza del pubblico, ciò si richiedeva veramente un impegno da parte degli atleti, da parte degli organizzatori, veramente importante, riuscire a trovare quella motivazione superiore che consentisse poi all'atleta di vincere, come è stato nel nostro caso, vincere la medaglia d'oro, non era affatto facile, era una novità per tutti, perciò nessuno di noi si aspettava con certezza il risultato, ma tutti speravamo in un risultato, perché sapevamo che l'impegno che si è messo in questo periodo era superiore all'impegno che si era messo nelle altre edizioni. Perciò dobbiamo essere veramente orgogliosi, soprattutto noi che pratichiamo questo tipo di sport, il taekwondo o attività simili al taekwondo, dobbiamo sapere che abbiamo un valore aggiunto, abbiamo quella capacità di raggiungere quella concentrazione, quell'impegno che tutti quanti i praticanti di arti marziali sanno che devono mettere nei momenti più difficili. Perciò bisogna trasmettere questa nostra capacità, farla arrivare alle persone, far comprendere che i nostri sono degli sport superiori anche da questo punto di vista. Solo così riusciremo a colmare quel gap che spesso esiste tra gli sport come le arti marziali e le altre discipline. Nel mondo le arti marziali sono considerate veramente un qualcosa di speciale e l'Italia è leader in questo. E noi col taekwondo l'abbiamo dimostrato in questi anni, quando non eravamo neanche una federazione, eppure siamo diventati oggi una federazione rispettata in tutto il mondo, fino ad essere considerata la prima federazione al mondo. E io sono orgoglioso di questo, ma questo è stato possibile grazie a un'organizzazione, grazie al sostegno dei tecnici che hanno creduto in questo sport, in questi valori. E a Parigi voglio che si arrivi oltre dal punto di vista sportivo e come risultato sportivo anche con questa grande convinzione e determinazione. Noi ce la possiamo fare perché noi siamo un qualcosa di speciale perché pratichiamo questi tipi di sport. E il taekwondo ha saputo in questi anni evolversi, rispondere a queste esigenze e sapere che non c'è sport migliore che possa oscurare quello che noi riusciamo a fare. Perciò viva il taekwondo, viva le arti marziali e spero veramente che la maggior parte delle persone conoscano queste nostre discipline e possano apprezzare quelli che sono gli aspetti non solo sportivi ma anche morali del nostro sport. Thank you.
Allora, sono contentissimo di vedere qui a Formia, dopo quasi 2 anni, quasi 500 allenatori nel corso di aggiornamento. È un'occasione importante per condividere con loro un'esperienza particolare, che è quella di oggi, che prevede dal punto di vista fisico una giornata di allenamento tipo che svolgiamo in nazionale, con una media di 4 allenamenti. È un tipo di programmazione, di preparazione che abbiamo proposto ai nostri ragazzi, ai nostri atleti, sia in preparazione olimpica che lo scorso anno durante il periodo della pandemia per 3 settimane. È un periodo, abbiamo sperimentato per un determinato periodo carichi triplicati, volumi di lavoro aumentati, e abbiamo tirato fuori dei buoni spunti e delle situazioni interessanti, con dei miglioramenti sotto diversi punti di vista. Quindi la priorità di oggi per quanto riguarda noi è quella di trasferire il più possibile questa esperienza ai nuovi allenatori, e che possano, diciamo, portarsi a casa magari qualcosa di importante, ad esempio provare a riproporre con i propri atleti, con i propri ragazzi, questi periodi che possono essere inseriti nelle fasi di transizione, tipo per esempio durante l'estate o durante le pause invernali, e possono essere da stimolo sia fisico ma soprattutto motivazionale. È un tipo di lavoro che coinvolge tantissimo i ragazzi e crea squadra, motivazione per potersi preparare al meglio al periodo di competizione. Devo dire che anche per noi è molto stimolante essere qui a Formia, in un centro che, insomma, dove si respira aria di sport sempre, e quindi condividere con quasi 500 aspiranti allenatori questo momento, in previsione di riprendere con slancio verso il nuovo obiettivo, che è Parigi 2024. Se tu fai questo, ti prendo. Tu devi fare questo sapendo che può esserci qualcosa da parte sua. Capito? Ok. Allora, siamo a Formia, la consueta location per il corso nazionale di aggiornamento dei tecnici italiani, e questa volta da direttore tecnico, con una importantissima medaglia alle spalle. Non parlo per appropriarmene, ma perché siamo tutti felici del lavoro svolto, portato Vito dell'Aquila all'oro olimpico. Abbiamo deciso di fornire materiale ai tecnici, ovviamente per individuare qual è la chiave di accesso al successo per l'alto livello. Questo è un po' il mio compito da sempre. Quest'oggi abbiamo riproposto una giornata tipo del periodo di condizionamento del 2020, quando lo staff ha preparato un piano di lavoro che prevedesse la continuità degli allenamenti con una routine inconsueta, ovvero allenamenti che andavano un po' al di fuori di quelli che erano i normali ritmi canonici del raduno permanente dei ragazzi. Quindi in quel contesto abbiamo un po' testato la resistenza emotiva soprattutto dei ragazzi, e quest'oggi abbiamo un po' deciso di forzare la mano cercando di comprimere un po' quello che potesse essere il lavoro da svolgersi in 3-4 giorni, tutto in una giornata. Quindi è un po' una prova estenuante, ma i ragazzi che sono qui sono prestanti, sono motivati e hanno una gran voglia. Io una cosa che ho notato è la grande euforia che abbiamo avuto nel momento in cui ci siamo proposti a fare questo lavoro, e abbiamo visto, insomma, voglia di andare a testare questa situazione.
Sono contento che i tecnici hanno risposto positivamente, siamo al terzo allenamento, tra poco ci sarà la prova più importante, quella della resistenza lattacida, che ha portato Vito a sostenere dei ritmi incredibili in gara, e questo un po' è stata la chiave del successo del nostro percorso olimpico. Fondamentalmente tutto lo staff ha creduto pienamente in questo progetto. Parlo del periodo di condizionamento dello scorso anno e del periodo sistemato, programmato nell'ultimo periodo dal preparatore fisico Francesco Zambrella per quanto riguarda i carichi e la fase di scarico pre-gara. Noi nell'ultimo periodo abbiamo affrontato veramente degli allenamenti molto estenuanti, ma tutto è partito da un qualcosa che abbiamo costruito nell'animo dei ragazzi, facendo loro accettare cose anche che sostanzialmente ad oggi posso dire che sono state diciamo presentate come corrette, ma erano volutamente oltre l'eccesso, per capire chi avesse veramente voglia di scoprire quale fosse il proprio limite. Ce lo siamo potuti permettere lo scorso anno, visto che non avevamo competizioni da svolgere e obiettivi da mirare. Alla fine ci ha dato ragione il fatto che Vito, Simone e Antonino Bossolo, i ragazzi qualificati per i giochi, erano disposti veramente a fare qualsiasi cosa gli chiedessimo, ed è una cosa molto soddisfacente a prescindere dal risultato per uno staff nazionale. In conclusione, per quanto riguarda questa giornata e l'avvicinamento al lavoro svolto in nazionale con gli atleti di alto livello, perché di questo sono io il responsabile, la cosa che mi piace sottolineare è che il secchione della classe, ovvero l'atleta più dedito all'abnegazione, al lavoro e alla fatica, ha potuto ottenere il massimo risultato che qualunque atleta di qualsiasi sport possa ambire. Questo è fondamentale non solo per quello che noi possiamo raccontare in futuro, perché è già archiviato nella nostra bacheca, ma è importante per costruire un nuovo vivaio. Per costruire un nuovo vivaio abbiamo bisogno della forza del corso nazionale degli istruttori. Loro devono comprendere di puntare sui ragazzi che hanno questa grande volontà e fare in modo che quelle che sono le competenze tecniche possano essere indirizzate in animi che hanno la predisposizione al grande sacrificio. Sono passati ben 2 mesi dalla mia vittoria dell'oro olimpico a Tokyo 2021, sono molto contento di questo e sono molto contento soprattutto di condividere questo momento qui a Formia con 500 e passa tra allenatori, maestri e istruttori. Penso che sia motivante per loro, ma soprattutto per me. E io ho seguito un percorso che da bambino frequentavo una palestra, poi sono passato in nazionale ed è la strada che percorreranno tutti gli atleti allenati da loro, che saranno i futuri allenatori. Quindi veramente molto motivante e inoltre è una festa per il taekwondo azzurro. Ciao a tutti, molti chiedono come si pronuncia il taekwondo, taekwondo, tante maniere, però io dico taekwondo, si dice così. Oggi ci troviamo a Formia per il corso nazionale di insegnanti tecnici. Mi sono trovato in difficoltà perché mai visto
oltre 500 insegnanti tecnici aderiti a questo corso. Quindi anche i docenti hanno trovato in difficoltà, non solo, segreteria mi hanno agitato tanto, perché distribuire dove li mettiamo, se piove, come facciamo? Però grazie a Dio ci ha pensato tutto, vedi? Il sole avevamo ieri, oggi un po' copertura, ci ha dato per respirare bene, perché sono tutti i ragazzi, 2 giorni di sottosole, è duro. Abbiamo vinto questo medaglia d'oro 2020 a Tokyo con il video dell'Aquila e questo lo dimostra con gli anni passati, 88, 92, 2008 e 2012 e così continua. Questo vuol dire che gli atleti ci sono, scuola italiana valida di affrontare questi impegni così prestigiosi, olimpiadi, una cosa tremenda, perché ti capita ogni 4 anni, non succede così ogni anno. Eppure l'abbiamo dimostrato. La federazione ha saputo di organizzare, trovando questi elementi validi forniti dalle palestre di base. Dalle palestre di base loro hanno contribuito a creare atleti validi in scena campionato nazionale. I nostri tecnici sono andati a verificare chi sono in grado di sostenere il, diciamo, raduno federale e allora lì abbiamo lavorato. Però la base, ci voleva la base. La base chi cura? I tecnici. Allora i tecnici non possono inventare da solo. La federazione fornisce i vari docenti, tutti validi, che vengono istruiti come devono essere preparati a sua volta i loro allievi. Ho iniziato a praticare il freestyle siccome il combattimento non mi prendeva più come un tempo e quindi decisi di virare e cambiare rotta e iniziare questa nuova tipologia del taekwondo affinché io possa esprimere me stesso nei calci, nelle rotazioni e soprattutto nella parte acrobatica che è la parte più spettacolare del freestyle. Ti do i piedi, la medaglia. Ora vorrei far vedere la medaglia. A tutti per il sostegno, per il supporto, l'ho sentito tanto.
e diciamo che mi ha motivato tanto a Tokyo, perché volevo rappresentare l'Italia, la federazione e tutti i tesserati nel migliore dei modi. Spero che questa medaglia dia tanto energia e motivazione a voi e ai vostri futuri atleti. Bene, eccoci di nuovo in studio. Caro Andrea, hai visto che grande operazione è stato messa in piedi, eccetera. Vediamo di fare un passo indietro, prima che ci occupiamo di altre cose, eccetera. Passo indietro di queste 6 Olimpiadi. Allora, Molfetta, oro, 2012. 2012 a Londra. A Londra. Sì, è stato giusto per lui un coronamento di una carriera eccezionale. Lui è sempre stato, diciamo così, la bandiera, il capitano della nostra nazionale. Gli mancava questo risultato e quella giornata in cui ha fatto l'oro è stato storico. Cos'era? L'africano? L'africano. Il cinese, erano tutti veramente enormi. Lui era fuori categoria, fra virgolette, per quanto riguarda l'altezza, ma in quanto a predisposizione tecnica, talento assoluto. Io ricordo i miei colleghi che mi dicevano: ma Spartaco, ma cos'è sto taekwondo? Quando è arrivata la medaglia, perché nessuno si aspettava una medaglia del taekwondo, e quindi come tale mi chiedevano: ma il regolamento, quando fanno il punto, quindi è stato veramente, il taekwondo è entrato nella storia, diciamo, nel 2012. Poi c'è stato Pechino, con 2008, con Sarmiento. Con Sarmiento, Mauro, giusto? Con un argento. Un argento, anche lì in finale con un iraniano, se l'era giocata, stava conducendo, però comunque l'argento meritatissimo, assolutamente è stato un risultato. E che poi ha fatto anche... Poi ha fatto il bronzo insieme a Carlo. Perfetto, 2012. Poi c'è stato un vuoto... Un vuoto nel 2016. Andiamo a ballare la samba, è andata male. A Rio. Non si è ballata la samba a Rio. Diciamo, giusto, che è stato un po' il cambio generazionale, perché quegli atleti avevano raggiunto un po' il tramonto della loro carriera, Sarmiento e Molfetta, erano ormai arrivati un po' al limite, e non siamo più riusciti a qualificare nessuno. C'è stato anche un cambio generazionale per quanto riguarda lo staff tecnico. Difatti abbiamo visto prima il maestro Claudio Nolano, che è subentrato insieme al suo staff. Nolano ha un passato storico di un certo tipo, esatto, quindi un carisma. Sì, un carisma, E questo cambio generazionale ha portato i suoi frutti a Tokyo 2020, con la qualificazione di questi due atleti giovani e con un futuro davanti a loro roseo, direi. E senza dimenticarci Antonino Bossolo. Stavo arrivando, parliamoci un po' delle Paralimpiadi, perché già Mamma Rai ci ha fatto vedere tutto quello che è possibile nell'acqua, giusto? Anche quando non c'erano italiani, però le cose importanti erano sempre in immagine. Quindi parliamo un po' di questo discorso della presenza di Antonino. Allora, era la prima partecipazione del taekwondo alla Paralimpiade, e fra l'altro il taekwondo è uno sport che si presta benissimo a essere praticato dagli atleti con certi tipi di disabilità, mi riferisco agli arti superiori. Tu sei il dottore, quindi tra l'altro. Permettetemelo. Però per quanto riguarda la coordinazione e la pratica dei calci, come lo sviluppiamo noi del taekwondo, si presta benissimo. Antonino è un ragazzo d'oro, e ha ottenuto questo prestigioso, insomma, traguardo di partecipare alle Olimpiadi. Purtroppo è andato incontro a un infortunio durante l'incontro che gli avrebbe dato la possibilità di accedere alle medaglie. E pazienza, sono sicuro che si rifarà anche lui, è giovane, ha possibilità. Parigi vale sempre una messa, quindi guardiamo la Torre Eiffel con i prossimi risultati. Entusiasmo, assolutamente. E parlavi prima del campionato italiano a Busto Arsizio. A Busto Arsizio, ricominciamo la stagione con quei campionati nazionali assoluti. Ci saranno prima le categorie junior a Napoli a fine del mese di ottobre.
ma in Regione Lombardia, a Bustarsizio precisamente, avremo l'occasione di ospitare i nazionali assoluti senior, cinture nere ovviamente stiamo parlando, sia maschili che femminili, al Pala Yamamai, un evento gratuito che, a cui tutti possono partecipare il 20 e il 21 di novembre. Io mi sono già in certo senso prenotato, auto-invitato, giusto auto-invitato. Porto io l'invito e vi aspettiamo lì per partecipare, festeggiare tutti quanti. E sarà fatto. Togliamola per un attimo la parentesi del taekwondo e parliamo di politica e sport. Avevo fatto accenno all'inizio al discorso della spada. Prendiamo l'esempio il Giappone. Il nuovo primo ministro del Giappone è Fumio Kishida. A 64 anni prende il posto di Suga, bocciato dopo le Olimpiadi, come era previsto, e praticamente gli hanno detto tu ti devi dimettere, hai voluto un'Olimpiade che nessuno voleva, vaccinati il 3%, rischi veramente incredibili, no? E la scusante era, ma il CIO ci ha detto che era importante per gli atleti. E quindi il giorno 31 di ottobre, 30 di ottobre, ci saranno le elezioni in Giappone, praticamente. Rimane il ministro dello sport, che è Fumio Kishida. Il ministro dello sport è un nome noto perché è stato anche primo ministro. E questo dimostra che la destra storica giapponese è sempre lì. Sembra nascosta, ma c'è. È importante pensare a queste, come questi paesi, come il Giappone, determinano le cose. Cioè, chi sbaglia paga. Dobbiamo prendere veramente esempio, cioè avere una spada, nonché altera delle votazioni. L'Olimpiade è stata sofferta, vero? Sì, sì. Il fatto di averla dovuta rimandare. Il Covid, i miei colleghi che non potevano uscire solamente 15 minuti al giorno a prendere aria, insomma, comunque è andata bene. Per fortuna, è andata bene, anzi l'Italia ha fatto di più di quello che ci si immaginava. Record assoluto di medaglie. Quindi con gioia e gaudio del presidente Malagò, no? che si vedeva male con Casa Italia, perché andare a Casa Italia era veramente difficile. Adesso vediamo di interagire sul discorso Vivi Sportivo. Vivi Sportivo era la nostra testata gemella di Samurai, un po' più giovane, che si occupava delle federazioni sportive. Ogni numero avevamo un inserto speciale dedicato alle federazioni. Siamo andati avanti fino, mi sembra, al 93. Poi la federazione ha tirato la cinghia, grazie al CONI, giusto? E quindi anche noi abbiamo tirato la cinghia. Samurai invece, 45 anni, Samurai è sempre in edicola, nonostante le battaglie, Covid o non Covid, c'è sempre. Cosa? Vediamo un attimo la nostra sigla di Vivi Sportivo, perché è una sigla, la vediamo dopo. Ecco, appunto, diciamo, vediamo la sigla, la vediamo dopo, perché il nostro Caronte chiaramente ha un problema di carattere tecnico. Quindi parliamo allora subito di cosa abbiamo fatto. Domenica scorsa c'è stato un faccia a faccia tra il presidente della fisica Domenico Falcone e il coordinatore dell'UISP Franco Biavati. Io ho fatto da moderatore, un'ora e mezza di chiacchiere. Non è l'UISP del vecchio PC, ormai la sinistra che se ne dica non c'è più. Tanto è vero che addirittura Stalin voleva cambiare la motivazione dell'enciclopedia sovietica dicendo che il corpo umano è formato dalla sinistra all'estrema sinistra. Ma adesso dovremmo dire il contrario, è formato dalla destra e dall'estrema destra. Quindi i tempi sono un po' cambiati. E quindi abbiamo fatto un'ora e più di chiacchiere. Il Franco Biavati ci ha scritto due righe.
ti ringrazio, secondo me è andata benissimo, avevamo molta partecipazione attenta, Domenico è stato molto disponibile e bravo, un bel confronto, grazie ancora Spartaco, ciao. Quindi questa è una cosa che ci rende, abbiamo fatto un servizio, eccolo, abbiamo avuto penso dagli 80 ai 100, cioè, non è non male, tutti i vari dirigenti, WISP, e non abbiamo fatto l'open forum perché avevano paura che poi venissero a fare le famose domande birichine e passavamo un po' troppo tempo a dare delle risposte. Ma comunque l'abbiamo fatta. Veniamo, parlavamo di Russia, giusto? Sì. Parliamo un attimo di karate. Il karate all'open di Russia ha portato a casa 5 medaglie. Diciamo che tutto sommato si può essere contenti e non contenti. Perché uno può essere contento o no? Perché fra un mese ci sono i mondiali e tutto sommato si poteva pensare qualcosa di più. Lasciamo stare il discorso olimpico con la medaglia d'oro e una di bronzo, perché anche lì grande successo, eccetera. Non tecnico, io non voglio entrare in materia, ma successo c'è stato, quindi diamo credito a questa cosa. Questa Premier League, insomma, si poteva sicuramente fare di meglio. Silvia Semeraro è sempre nel percorso, ha avuto un'ottima chance finale. Come sempre nel Qatar portiamo la squadra e portiamo a casa l'oro, sia i maschi che le femmine, quindi il Qatar può essere un bel suggello, anche se poi a Tokyo non abbiamo fatto veramente così bene per il Qatar. Quindi vediamo cosa succederà ai mondiali, perché è la prova della verità. Certo. Cioè, tutto il resto, diciamo, cosa contano? Continentali, mondiali, olimpiadi. Assolutamente, punto. Sì. Difatti qualche anno fa avevo scritto allora presidente del Comitato Olimpico dicendo che bisognava eliminare questi grandi numeri se volevamo mettere qualche sport in più. E per eliminarli bisognava mettere solamente primo, secondo, terza dei continentali, primo, secondo, terza dei mondiali. Riduciamo il numero e uno andava a vedere praticamente i top dei top. Perché quando una gara con l'Olimpiadi ci sono 400-500 atleti, l'importante è partecipare, dice a Coubertin, però l'importante è vincere. Certo. Perché poi i comitati olimpici guardano i risultati. Solo il risultato, perché insomma 10.500 atleti, tutti volevano vincere, o erano contenti di partecipare, non credo, non credo. Invece parliamo un attimo della lotta, lotta continua, perché a Oslo ci sono conclusi i mondiali, non sono andati bene per quanto riguarda il discorso italiano, per quanto riguarda sia il discorso maschile che il discorso femminile. Avevamo anche Aaron Canava nei ripescaggi, ma alla fine non è riuscito ad arrivare in medaglia. Certo, la lotta è una cosa difficile, complessa. Se noi consideriamo che il blocco dell'Est è lo sport di base, di tradizione, arrivare già a poter partecipare è già un miracolo. È già un miracolo. Quindi non è andata bene neppure in campo femminile, perché sempre la Canava, che è tra l'altro consigliere federale, ha avuto un incidente e non ha potuto partecipare. Quindi diciamo che contiamo che la lotta si prepari per un Parigi più intenso e più avvincente, perché ci sono i numeri, ci sono tanti giovani che oggi fanno la lotta. Se noi consideriamo che negli Stati Uniti d'America, nelle università, Minnesota, eccetera, si pratica la lotta. È vero. Quindi è uno sport che viene considerato come un po' il rugby, cioè poi c'hai proprio voglia così di darti da fare, di dimostrare che hai vitalità. Beh, vieni qua, prova, prova. Le regole sono quelle. Certo, gli americani ci mettono tutto il possibile per non farsi male. Comunque la lotta è lotta. Insomma, no, non tecnica, ci sono discorsi. Pure.
Vediamo il judo. Judo, siamo in Sardegna. Abbiamo il campionato del mondo juniores. Ieri l'Italia addirittura ha portato a casa un oro, un argento e un bronzo. Solamente noi, non si potevano fare tre inni, non sarebbe stato male. Scutto oro, Carla argento e avanzato bronzo. Quindi diciamo che siamo partiti super. Forse. C'era Domenico Falcone, il presidente, che era super gasato. Chi ben incomincia è metà dell'opera. Quindi è partita questo secondo campionato mondiale junior dell'International Judo Federation. È il secondo che viene fatto in Italia. L'altro è stato fatto nel 1986. Quindi consideriamo che sarà una settimana di grandi risultati e sicuramente l'Italia, che per adesso è prima nel medagliere, non è male essere prima nel medagliere nel judo junior, quindi dietro c'è la solita Russia che spinge, insomma Putin vuole sempre il suo judo, come si vuol dire, ma contiamo sicuramente che sarà un mondiale molto interessante, con grandi risultati. Junior, quindi li rivedremo una buona parte sicuramente a Parigi. Di atleti in prospettiva. Sì, certo, quindi il discorso è a quel livello. Nell'ambito di sportivo non abbiamo solo le arti marziali, anzi, in un certo senso parliamo di sport non marziale, perché ci pensa Samurai, giusto? Ma prima di entrare in merito, ricordo che martedì prossimo, giorno 12, al Palazzo della Regione, ci sarà la premiazione dei premi del gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi, Ussi, della Lombardia, di cui io sono consigliere. E è una tradizionale festa che anche questa è rimasta bloccata per 2 anni. Quindi premieremo dei nostri colleghi, ma soprattutto premieremo dei personaggi importanti, quali, cito alcuno, il supercampione nuoto paralimpico Simone Barram, bravissimo, perché insomma, meritato. Ecco, Eleonora Anna Giorgi, primatista europea e bronzo mondiale, l'atleta dell'anno 2019, e l'Atletica Brescia, nata nel 1950, quindi è un bel pacchetto di cose. Tra l'altro, avremo dei premi speciali. Uno andrà al presidente dell'Atalanta, che sta facendo sempre veramente dei campionati interessanti, sì, portando dei giovani anni interessanti. Questo sarà il momento di sport 2019, che poi facciamo nel 2021, martedì 12. La Federrafting ci ha mandato il suo comunicato, che credo ho fatto molta fatica a discernere, perché di rafting se ne parla veramente poco. So che è uno sport bagnato. Una volta sì, bagnato, una volta l'ho praticato anch'io, ho fatto rafting sul fiume Colorado, scendendo dalla punta alta del Grand Canyon. Certo, quindi dopo una spacchinata di 6 ore ho fatto anche rafting. Ecco, ero sudatissimo, quindi ho detto qui ci lascio le penne, invece mi è andata bene. Abbiamo avuto dei grandi risultati tra sabato e domenica scorsa. 172 punti delle ragazze del rafting Adventure Villeneuve, che guida la classifica. Dietro l'Adda Viva, indomita Valtellina River. E non è tanto facile, diciamo, parlare di sport che si conoscono poco. Faremo anche noi ammenda
due minuti, sì, ho capito, qui mi fanno i segni. Faremo ammenda se dimentichiamo qualcuno, però dovremo fare un corso anche noi serale di raffling per capire i regolamenti, eccetera. Ultime battute, perché il tiro dinamico sportivo di tiro a Mangioni, due giovani ternetani cresciuti da Terni conquistano il piano più alto del podio. Antonelli terzo nella divisione Classic Master. Quindi anche questo è uno degli sport che si conoscono poco. Il tiro dinamico oggi è molto in voga. Non dimentichiamo che il presidente del tiro dinamico era, e non so se è ancora, Beretta di Brescia. Beretta è già per se stesso un bel nome, ecco. Sì, ecco. Beretta organizza, quindi la Beretta organizza anche un trofeo importante, trofeo Beretta, dove partecipano tutte le forze importanti, CIA, DEA, eccetera, eccetera. Quindi è sempre al vertice delle attività. Chiaramente, insomma, quando si parla di armi, insomma, Beretta qui è la zona bresciana, poi insomma, Valtrompia, tutte le famiglie fanno armi, da secoli si potrebbe dire. Bene, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Non abbiamo visto il logo di Sportivo, ma Vivi Sportivo, ma lo vedremo la prossima volta. L'abbiamo visto? Ah, bene. Allora, voi l'avete visto, io non l'ho visto e Caronte non mi ha fatto neppure il segno per vederlo. A parte questo piccolo dettaglio, ringraziamo ancora una volta Lia Salvetti dal Bustino Palestre e Luciano Rocca, l'industriale non in Keigogi, ma lo metteremo in Dobok. In Dobok prossimamente, poi facciamo provare anche lui, giusto? Certo. È il mio allievo di Jiu-Jitsu, è giusto che possa, che faccia anche qualche calcio anche lui. Frase di chiusura: non mi sottovalutate mai, so più di quello che pensi, penso più di quello che dico e noto più di quello che credi. L'ho scritto Nan Shin. È un filosofo giapponese molto importante, ma la cosa importante è che queste frasi mi si addicono molto. Io normalmente nella mia vita ho un DNA speciale a farmi nemici e ci riesco veramente molto bene, ma di questo ne parleremo la prossima puntata. Io auguro una buona serata a tutti. Dopo di noi, come la luna nel pozzo, chiaramente diretta dal famoso duo, anzi trio, Lia Salvetti, Luciano Rocca e Maurizio Poli. Buon samurai a tutti.